Parliamo del Neolitico. Neolitico significa età della pietra nuova. Il Neolitico va grosso modo dall'8000 al 6000 avanti Cristo. Ecco le caratteristiche fondamentali. La nascita definitiva dell'agricoltura in diverse zone del mondo, dal Messico alla Cina al Vicino Oriente. Il definitivo abbandono del nomadismo, cioè lo spostamento continuo delle popolazioni, a favore della stanzialità. In altre parole, le popolazioni tendono a rimanere ferme negli stessi luoghi. Da notare, nella nostra zona del mondo, in Occidente, lo sviluppo dell'agricoltura nella cosiddetta mezzaluna fertile, che comprende la Mesopotamia, parte meridionale della Turchia, le coste della Palestina e della Siria e la valle del Nilo. L'allevamento di animali, come pecore, capre, maiali, asini e buoi, con gli ovini, pecore e capre, vengono prodotti i latticini, latte che già si conosceva, ma adesso anche burro e formaggio. Inoltre, sempre dagli ovini si produce la lana. Affinamento nella produzione di lame di vario genere, ad esempio per la mietitura del grano, per tagliare la carne degli animali cacciati in modo migliore, eccetera. La produzione di oggetti in ceramica, l'invenzione dell'aratro, che, assieme all'addomesticamento dei buoi, consentirà di migliorare l'aratura dei terreni molto velocemente, l'invenzione del telaio per la filatura e la tessitura dei tessuti, della lana in particolare, l'invenzione della ruota, con un aumento, un miglioramento di tutti i trasporti e poi ancora l'aumento della popolazione e conseguentemente l'estensione della superficie dei terreni coltivati per avere maggiore quantità di cibo. Ciò porterà anche allo stoccaggio dei cibi, cioè all'immagazzinazione. La riunione in villaggi della popolazione e lo sviluppo del cosiddetto patriarcato, ovvero un sistema sociale estremamente maschilista in cui il membro maschio della famiglia più anziano in pratica amministra tutto ciò che concerne il nucleo familiare, dai matrimoni alle finanze, al resto. Una maggiore specializzazione del lavoro che crea persone specializzate in singole attività, la nascita della proprietà privata e la nascita delle prime città, ad esempio Kartaluyuk nell'attuale Turchia o Gerico nell'attuale Palestina, databili intorno al 7000 a.C. e poi Uruk nell'attuale Iraq, successiva, nata probabilmente verso il 3500 a.C. Queste informazioni però zoppicano parecchio quando si pensa che Göbekli Tepe, nell'attuale Turchia, viene fatta risalire al 10000 a.C. A riguardo rimando ad una pillola pubblicata su TikTok risalente a poche settimane fa. È ancora un sistema abbastanza rigido di classi sociali che, in linea di massima, funzionava in base a una piramide di questo tipo: in cima il re, poi i guerrieri e i sacerdoti, una classe intermedia formata da artigiani e contadini,
e dopo lavoratori più umili, braccianti della terra, e infine schiavi. In tutto questo, ricordiamo, le donne hanno sempre un ruolo di secondo piano. Questa è una società fortemente maschile e maschilista. Infine, citiamo anche l'inizio della distribuzione squilibrata delle risorse e delle ricchezze, perché oramai spunta l'invenzione del denaro, anche se inizialmente c'è il baratto. A questo proposito, una citazione di un importante studioso dei nostri tempi, Corrado Malanga. Il denaro è stato inventato dai ricchi per diventare sempre più ricchi. Per questo video è tutto, vi ringrazio, vi invito se volete, se potete, a mettere like, a lasciare un commento e a iscrivervi al canale Umanistiche Online. Non costa nulla, ma è un aiuto al nostro modesto lavoro.